Ha nostalgia di questo suo passato o una nostalgia dolce o una nostalgia amara? Ecco, Oh queste no, amara no. no. No, perché ho dato tutto quello che ho potuto. Avrei potuto dar di più, ma in quel momento non ci avevo più da dare. E difatti, se sento quello che ho fatto, io stento a credere che ho fatto tanto. Che allora non credevo di fare tanto. Mi hanno dato tanto, ho ricevuto perché io non mi sono fatta. Io ho dato quello che mio animo suggeriva. E il pubblico ha preso e mi ha esaltata. Io sono appagata al massimo. Ci sono stati dei battibecchi, ma ci sono stati sempre in tutto. Quindi io non posso essere amara, perché più di me nessuno ha avuto delle cattiverie e delle cose magnifiche. Bisogna mettere sulla bilancia delle cose magnifiche anche. Se io mi sono ritirata, forse è anche perché non mi è più stata la possibilità di poter fare quel lavoro che parlavo prima, questa collaborazione, questa continuare di rinnovarsi, sa, la vita anche cambia, e la gente si rinnova, magari la gente non vuole anche tanto lavorare più. Loro credono che troppo lavorare oggi, perché noi dobbiamo lavorare più di tante ore? Ma il nostro lavoro è senza l'orario, anzi, gli orari miei. Dopo che ho fatto le mie prove, di notte, da sola, è allora la mia creazione. È il rivedere su tutto quello che ho fatto per preparare il lavoro dell'indomani. Quella è la creazione. Quindi, vede, noi non abbiamo sindacati noi, perché lavoriamo sempre in eterno, il nostro cervello lavora Sì. sempre. L'arte è così grande che più conosci, meno sai che conosci. E quindi vedere l'enormità di questi geni compositori, a vedere quanto si potrebbe fare, che noi non abbiamo in fondo altro che uno scritto, un manoscritto, e bisogna andare a cercare dentro nell'animo di questo compositore, è un po' difficile. E questo si faceva col maestro, con i colleghi, si cercava scenicamente di sentire i gesti, di sentire l'atmosfera che avrebbe voluto il compositore. Tutte queste cose fanno la regia e facevano l'epoca. Il giovane deve incominciare, ma non fare dei capricci, perché questa mia cosa non erano capricci, me li hanno bollati come capricci, ma era far rispettare la legge della musica e del compositore, che è il primo a essere servito. Questa è l'umiltà, non era capriccio. E avrei voluto che oggi, vorrei che oggi i cantanti giovani seguissero su questa strada qua. Vorrei per esempio anch'io che i giovani venissero da me e domandassero, io do tutta quella sapienza che ho a loro. Invece non vengono, non possono inventarselo da soli. Io li ho ereditato tanto dalla De Hidalgo, da Serafin, certo molto inventato da sola, quello neanche da pensare, perché ci si studia sempre, ci si rinnova sempre, ci si cerca sempre di più. Una frase non è mai uguale, una firma non è mai uguale. Lei ha detto una cosa bellissima prima, diceva i giovani io avrei di dargli molto, che vengano da me. Come praticamente lo vede? Che cosa vuole dire ai giovani? Mi I dica. giovani, come eravamo noi giovani allora, perché eravamo giovanissimi, io fossi un giovane, io mi metterei fuori dalla porta della signora Callas e direi: signora, la supplico, lei mi dovrebbe dire cosa devo fare, consigliarmi, eccetera. E ben volentieri io lo farei. I teatri stessi dovrebbero approfittare, i conservatori, perché è di là dove incomincia il male, il conservatorio dovrebbe portare fuori i talenti. È la base che deve essere ben fatta. E io ben volentieri Parlava dell'entusiasmo, della cosa Ma bellissima. l'entusiasmo è la persona stessa che ce l'ha, nessun altro me l'ha data a me, io ce l'avevo io stessa. E per quello che io dico, non basta cantare, non basta che il giovane pensi, oh, c'ho una bella voce e canto. Lui stesso deve sentirsi entusiasta, deve portarli gli altri in giro, portarli in questo entusiasmo, far lavorare tutti gli altri intorno. Maria Callas ha segnato un'intera epoca nella storia del teatro lirico.
lasciando l'impronta del suo indiscutibile talento e della sua imponente personalità. E oggi, anche se lontano dal palcoscenico, la Callas conosce i problemi del teatro lirico, problemi che hanno toccato da vicino, 10-15 anni fa, anche la sua vita d'artista.